Ciao ragazze e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi ho pensato di fare un video pieno di novità, un sacco di novità succulente. Ad esempio, si dice succulente, sì. Ad esempio, la palette questa qui di Patrick Tucky è andata sold out tipo in 24 ore qui in Nord America ed è già introvabile. La vostra Francesca è riuscita a prenderla. Ma a proposito di novità, volevo farvi vedere alcune novità in casa Airbus, che so che è un brand che anche voi amate tantissimo. Prima però di parlarvi di queste novità, volevo farvi sapere di questo super mega promozione che c'è adesso, perché questa è la promozione che vi permetterà di fare scorta dei vostri prodotti preferiti se voi come me utilizzate Airbust nella vostra hair care routine. Non so se lo sapete, ma Airbust adesso ha la promozione compra uno, te ne regala uno, quindi in pratica se voi comprate uno shampoo vi regalano uno shampoo, se comprate una maschera vi regalano una maschera. Ma la vostra Francesca è riuscita ad ottenere per voi un codice del 20% Franci Saldi, e udite udite, questo codice può essere cumulato all'offerta del 2x1, quindi sono troppo contenta di questo sconto perché vi dà la possibilità di cumulare due offerte e veramente fare un affare, perché non solo potete usufruire del 2x1 ma potete anche usufruire del codice del 20% che è Franci Saldi. Vi metto ovviamente tutto qui in box informazioni e vi faccio vedere alcune cose nuove sul sito di Airbus. Se volete provare qualcosa di nuovo dal sito o in generale se volete provare i prodotti. Voi sapete che shampoo, balsamo e maschera sono proprio nei miei must nella mia hair care routine ormai da anni. Airbus ha recentemente lanciato 3 nuove linee in base alle proprie esigenze. La linea per la cute grassa, eccomi qui al rapporto, poi la linea per i capelli invece che hanno bisogno di più idratazione e la linea per i capelli ricci. Quindi ovviamente potete scegliere il bundle per la vostra tipologia di capello, oppure potete fare anche un mix and match, quindi magari prendere lo shampoo per la cute grassa e poi prendere il balsamo, invece se magari lo volete più nutriente potete prendere il balsamo dell'altra linea. Potete quindi creare una routine più personalizzata in base alle vostre esigenze. La cosa che mi ha reso troppo felice quando ho aperto il pacco Airbus è stata finalmente la maschera capelli in versione travel size. Vedete quanto io ami questa maschera e ho notato veramente che ha fatto la differenza nei miei capelli. Anche voi avete notato che i miei capelli nell'ultimo periodo sono migliorati ed è sicuramente grazie a questa. Sono super felice dell'arrivo della taglia travel size perché dà sì l'opportunità a chi non ha mai provato il prodotto di provarlo, in modo tale che così se non volete subito andare e dire ok, non so se quel prodotto può funzionare per i miei capelli, potete provare il prodotto in una taglia piccola, o è anche perfetto per chi come me ad esempio ama già questo prodotto e vuole sempre portarlo con sé in viaggio ma non si vuole portare il barattolo. Questa taglia è pazzesca, l'ho portato con me in California ed ero tipo la persona più felice al mondo. E niente, quindi spero che con questo super sconto voi possiate farvi la scorta per l'anno e dire ok, ho comprato i miei shampoo, balsamo e maschere, sono a posto, ho fatto la spesa e non mi devo più preoccupare perché avete preso la palla al balzo con questi saldi. Inoltre potrebbe essere anche una super idea di regalo di Natale, visto che Natale sta arrivando, se vi volete portare avanti, questa qui potrebbe essere una super idea carina per magari la migliore amica, la cugina, la sorella, se volete fare provare dei prodotti veramente validi. In più le bottigliette Airbus sono pure super cute, super instagrammabili, quindi non solo sono buoni prodotti, ma sono anche belli da vedere, quindi secondo me è anche un'ottima idea di regalo. Ma quindi credo di avervi detto veramente tutto, iniziamo con la full face e iniziamo con il trucco occhi, quindi vi zoom, venite da me. Eccoci qui, ci siamo belli zoomati e inizieremo con il make-up occhi, perché in realtà il nuovo prodotto che ho da provare con voi è un primer occhi che qui in Nord America sta veramente, cioè è uscito e
tutti ne hanno parlato, tutti l'hanno provato, ed è il nuovo primer in casa Milk. Questo qui è il Milk Grip Eye Primer. Questo qui fa parte della famiglia Hydra Grip. Non so se conoscete appunto il face primer di Milk. Personalmente quello non l'ho mai provato perché non mi ha mai ispirato. Poi sapete che io per i primer sono molto molto particolare e un primer deve veramente catturarmi l'attenzione, un primer deve catturare l'attenzione per far sì che poi io vada ad acquistarlo. Vediamo un pochino come si comporta. Ovviamente applicherò sopra degli ombretti che conosco, perché così riusciremo a vedere e poi vi farò sapere. Ah, wow, è proprio trasparente. Trasparente, talmente trasparente che non si capisce, cioè, quanto uno ne stia mettendo. Ok, penso di averne messo abbastanza, quindi già se avete qualcosa da coprire, questo non è il primer per voi. First impression, proprio così, cioè, sapete il professional della Benefit, cioè ha praticamente lisciato completamente la mia palpebra. Gli occhi ho deciso di utilizzare per una, in realtà non nuova, ma una vecchia palette che come vedete è molto molto amata, e farò un make up super veloce qui, che metterò a velocità un po', diciamo, elevata, così facciamo che il video non duri di 30 minuti e facciamo un trucco tipo autunnale soft. Quindi io direi iniziamo. Voilà, detto fatto, come sarebbe bello poter creare uno smoky così in tipo un minuto, come l'avete visto voi. Per quanto riguarda il primer, devo dire che devo provarlo ancora, perché a un certo punto ero convinta che l'ombretto non mi si stesse attaccando esattamente dove doveva attaccarsi, c'era tipo una linea bianca, e devo capire se fosse magari l'ombretto di Anastasia, perché comunque da tanto che non li utilizzo, poi ora che sono abituata alla palette di Indash. Devo dire che tutti gli altri ombretti matte non sono più la stessa cosa. Vi continuerò a tenere aggiornati su questo prodotto. Comunque seguitemi poi anche su Instagram se volete gli aggiornamenti. Poi, ora, ditemi se solo io ero l'unica a non sapere dell'esistenza del mascara in casa Patrick Ta. Cioè, ma Patrick fa sempre un sacco di promotion su Instagram, fa sempre un sacco di teaser, e io mi sono persa il lancio del suo mascara, quindi ho voluto prenderlo perché lo volevo provare. Sapete che amo veramente tanti prodotti della linea di Patrick Ta, alcuni dei quali sono proprio nella mia makeup routine di tutti i giorni, quindi quando ho visto questo mascara ho voluto assolutamente provarlo. Questo è il packaging, anche qui il packaging, abbiamo un packaging rose gold mascara for eyes. E vediamo cosa promette questo mascara, così vi dico cosa promette e intanto lo applichiamo. Allora, dice maximize your lashes with this insanely black, quindi un nero intenso, ultra drammatic, quindi super drammatico mascara, quindi penso che dia un effetto super intenso. Custom double cut brush. Penso che il pennellino sia stato creato appositamente per questo mascara, che dà un volume pazzesco, lifta le ciglia e anche aggiunge definizione.
mentre la formula che è all'interno peptidi e glicerina aiuta a mantenere in salute le ciglia. Mamma mia, come sempre, i mascara hanno sempre un sacco di claim. Il tavolino è veramente particolare, come vedete, ed è all'insù un po' piatto, un po' curvo, veramente particolare, veramente strano, e da vedere appunto come si comporta sulle mie ciglia. Mi sono portata avanti e mentre aspettavo che il mascara si asciugasse ho applicato il fondotinta complicato e il Nourishing Glow, che sapete che ho praticamente riutilizzato così, ho riutilizzato e ora non riesco più ad utilizzare altro fondotinta perché questo qui è il mio primo amore e il primo amore non si scorda mai. Ho bisogno di qualche giorno per capire effettivamente com'è la formula, ma soprattutto come utilizzare lo scovolino, perché lo scovolino è veramente particolare e ha una forma super strana perché si va a rimpicciolire, poi è leggermente piatto, leggermente curvo, insomma non è uno scovolino classico, però come è fatto devo dire che secondo me ha un bel effetto e secondo me questo qui potrebbe essere il mascara perfetto per chi ha già delle belle ciglia e vuole qualcosa che vada ad allungarle ma soprattutto vada bene a dividerle. C'è da dire che recentemente, in quest'ultimo mese e mezzo, ho scoperto il mascara di Laura Mercier e me ne sono innamorata follemente, e quindi diciamo che ora tutti i mascara che provo devono superare quel mascara. Per ora questo come first impression non l'ha superato, però devo dire che l'effetto non sembra assolutamente male. Continuerò anche qui ad aggiornarvi a riguardo. Prossimo prodotto che andremo a provare assieme sono i nuovi correttori di Neve. Neve Cosmetics ha lanciato i nuovi correttori che si chiamano Ristretto, che sono apparentemente, perché non lo so, mai provati, sono ancora tutti chiusi, sono apparentemente a super alta coprenza. In totale ci sono 7 shade. Il packaging è troppo cute perché è tipo super super compatto. Vediamo tra questi qual è la mia tonalità. C'è la tonalità Fair, Medium, Dark, Tan e Light. Secondo me io sono un mix tra queste due tonalità. Vi faccio ora gli swatch di tutte le tonalità per farvi vedere se siete interessate. E andiamo a provare e a vedere questo correttore. Anche qui vi leggo le promesse, diciamo, oh wow! Oh wow, siamo abituati ora ai correttori con gli applicatori super super grandi. Guardate questo quanto è piccolino, ma soprattutto guardate quanto è bello. 3, 2, 1. Ah, cioè solo io mi esalto per queste cose. Ok, questa qui è la tonalità light, mentre questa magari avrei dovuto aprirli prima. Sarebbe stato troppo intelligente, no? Questa è la tonalità light e secondo me è esattamente proprio la mia tonalità, perché vedete è chiara con un sottotono giallo. Giusto così per curiosità vi faccio vedere vicino gli swatch, così giusto per curiosità vi faccio vedere gli swatch vicino. Questo qui è il Fair, che come vedete è super super chiaro. Molto probabilmente d'inverno io sarei un mix tra questi due, tra Light e il Fair, quindi ve lo volevo far sapere. Allora, proviamo questo correttore che promette, vediamo cosa promette. Coprentissima, texture coprentissima, iperpigmentata, si fissa alla perfezione ma rimane elastica e confortevole sulla pelle. Formula fragrance free, made in Italy e vegan, contiene acido ialuronico, idratante, olio di caffè e pigmenti minerali. Quindi, io direi, applichiamone poco perché se è super super pigmentato non voglio rischiare di metterne troppo e poi dover stare lì 150 ore a sfumare. Quindi vado e lo applico e vediamo il prima e dopo. Oh wow, sì, è super pigmentato. Not loving this. Mm-hmm.
Interessante, interessante. Allora, come vedete questo, ok, questo è il lato dove abbiamo applicato il correttore. Devo dire che il correttore ha veramente una buona copertura perché, vedete, è andato a contrastare lo scuro delle occhiaie ed è andato ad illuminare la zona. Essendo così concentrato e pigmentato, ovviamente non sono quei correttori super idratanti, quindi persone con un contorno occhi particolarmente secco, non penso che questo qui potrebbe essere il correttore per voi. Ma se cercate forse qualcosa di made in Italy, vegano e con una copertura alta, forse questo qui potrebbe essere il correttore perfetto per voi. All'applicazione, sapete quale correttore mi ricorda molto? No, ho applicato il colore giusto, sì. Mi ricorda molto il correttore di Pat McGrath, perché ha lo stesso, diciamo che il correttore di Pat McGrath, anche quello, è super concentrato, ma poi ha un potere elastico e anche questo, come vedete, quando voi mettete le due gocce, riesce ad essere elastico, ma a mantenere la coprenza. Quindi riesce a fare entrambi. Devo dire che first impression, not bad, neve. Passiamo alla star dello show, ovvero la palette di Patrick Ta. Questa è la palette con il packaging che avrà subito tutte le ditate. E questa è la palette in tutta la sua bellezza. Se non l'avete mai vista, siete pronti? 3, 2, 1. No, vabbè, ditemi se questa palette, cioè, io appena l'ho vista me ne sono innamorata. Ora, visto che ho questi toni, penso che il colore che mi possa stare meglio oggi sia questo qui, ovvero il colore più scuro. Infatti non ho messo neanche il bronzer, onde evitare di avere magari troppo. Quindi quello che faccio è prendo una sponge e la bagno. Ok, vado con il colore più scuro, che è questo borgogna stupendo, spero che non sia troppo per me, e lo applico come se fosse quasi un bronzer. Oh wow, cioè, vedete? Oh wow, yes. Io adoro questi prodotti in crema di Patrick Ta, perché anche se il colore sembra così tipo super acceso, poi quando voi l'applicate dà solo questo bellissimo effetto. Poi se lo volete intensificare di più ne potete mettere assolutamente di più, o se volete invece tenere un risultato più naturale, se così possiamo dire. Ma wow! Come avete visto, il colore qui sembra tipo super intenso, soprattutto per un incarnato come il mio, ma vedete, l'applicazione in realtà è questa bellissima tonalità naturale che mi piace tanto. Ora, con un pennello un po' meno denso, vado nella parte in polvere e leggermente, quindi così, guardate quanto prodotto ha preso. Battiamo, perché non voglio diventare un Oompa Loompa, e applichiamo la polvere sopra alla crema. Anche se secondo me i colori, in realtà il colore che mi preoccupa di più molto probabilmente è questo nel centro, che è la tonalità She's Vibrant, perché sembra un colore tipo evidenziatore e non so sulla mia pelle quanto possa stare bene, mentre questo qui è un colore che mi ricorda molto un famosissimo rossetto di MAC che andava tantissimo tipo nel 2008, tutti ce l'avevano, ora non mi ricordo il nome. È una palette sicuramente, secondo me, perfetta per i make-up artist, chi ama l'effetto blush bello intenso. Se vi piacciono i colori naturali, già ve lo dico, questa non è la palette per voi. Per quanto riguarda la formulazione,
sembra la stessa formulazione dei blush Patrick Ta, che sapete che amo tantissimo, e la cosa che sempre ho detto di questi blush e in generale delle polveri Patrick Ta è che hanno un'ottima, ottima durata, quindi voi li applicate e poi vi resta così tutto il giorno, quindi sulla qualità quella pazzesca, sui colori sicuramente è una palette bella bella intensa. Ora devo capire nei prossimi giorni se quando andrò ad applicare queste due tonalità, magari vi metto delle clip qui di io che applico queste altre due tonalità, è da vedere se forse è un po' too much per me che preferisco magari dei look un po' più soft. Ok, ultimissimo prodotto che testeremo oggi, in realtà già conosco la formulazione, vi ho già fatto 150 video sui prodotti di Lisa Eldridge che sapete che amo, ha fatto un nuovo lancio, ogni autunno fa sempre un lancio dove ristocca tutti i suoi prodotti e poi fa di solito uscire delle nuove cose, e questa qui sono questo qui è il colore, ho comprato questa combo, ovvero Affair e il colore Velvet Intrigue, perché l'ho visto fare proprio da Lisa e quindi me ne sono innamorata sulle sue labbra e ho detto wow, sembra pazzesco, proviamolo. Ora, non avete mai provato le matite di Lisa? Le matite di Lisa sono super super cremose, sono molto diverse dalla maggior parte delle matite in commercio che tendono ad essere un po' più durine, un po' più secche, mentre queste qui sono estremamente facili da applicare, e i rossetti invece hanno questa formulazione veramente più unica che rara, sono super famosi per una ragione, a parte che sono bellissimi. Allora, questo è il rossetto, cioè ha questo effetto velvet che cioè è arte pura, cioè questi qui, questi prodotti di Lisa non sono semplicemente dei prodotti, cioè sono proprio arte, e come sempre, lo ripeto sempre ogni volta che parlo di Lisa, cioè si vede quanto lei ami questo mondo e quanta cura mette nella sua linea. E appunto il colore Velvet Intrigue, che in teoria dovrebbe essere un po' più chiaro, perché vedete questa matita bella bella intensa e va a creare un bel contorno, mentre questo qui dal suo video mi sembrava molto simile al mio rossetto liquido preferito nella tonalità Stripped. Oh yes! Wow, ho tolto lo zoom per darvi una visione di insieme. Devo dire che questo look mi piace veramente tanto e mi dà sicuramente un vibe autunnale per questo trucco. Devo dire che secondo me è assolutamente promosso e molto probabilmente lo ricreerò spesso in queste settimane. Anche il rossetto secondo me ci sta bene. Niente, io spero tanto che questo video vi sia piaciuto e che io vi abbia tenuto compagnia come sempre. Vi terrò aggiornati su tutti questi prodotti sia qui su YouTube che su Instagram. Io vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!